Inizio io. Intanto complimenti per la festa. È stata proprio una bella idea festeggiare un anno per un'attività commerciale, quando a San Giuliano le attività commerciali chiudono. Chiudono. Il secondo complimento è Sono stato il coraggio di iniziarla, l'attività commerciale. E quindi molto mossa. coraggio, un rischio che oggi in questi periodi magari non è proprio scontato che ci siano delle persone che vogliano rischiare. Quando hai iniziato questo progetto, cosa ti aspettavi? Cosa mi aspettavo? Io ho vissuto San Giuliano da mamma, diciamo con qualche mancanza, perché sul territorio sono sempre stata una mamma molto attiva e per i miei figli ho sempre voluto fare molte molte cose, ho trovato molto poco. Quindi un po' il fatto di dare un servizio alla popolazione, soprattutto alle famiglie con ragazzi più o meno giovani, ma perché no anche agli adulti, perché comunque anche gente che lavora ha bisogno di svagare, di aprire la mente, di tornare a casa dal lavoro e avere un posto sotto casa dove poter fare un corso di disegno, cosa che inizieremo a fare a ottobre, serale, corso di inglese, un corso di francese, spagnolo, tutto quello che uno può pensare. Noi appunto siamo partiti con quest'idea. Allora, con Riccardo abbiamo sviluppato inizialmente il concetto di un'attività commerciale, un po' più business. Quindi facciamo un investimento, avviamo un'attività commerciale e Riccardo mi ha lasciato, essendo io di San Giuliano del territorio e poi essendo io in prima persona a dover seguire questa attività, mi ha lasciato, diciamo, carta bianca per decidere che tipo di attività. Eravamo indecisi tra il food e la passione, perché la passione, che è questa, dava un po' di incertezze. Effettivamente non siamo ancora ben in piedi, stiamo andando in salita, c'è ancora un po' di salita, poi magari ci sarà un po' di spiano in alto. Il food poteva essere già un attimino più Redditizio. interessante e redditizio, però in realtà anche il food deve trovare la giusta collocazione. Devi avere la qualità, quello che in inglese chiamano lo skills, perché se non trovi quella cosa può essere un flop e quindi rischiavamo di buttare via anche delle energie in un food che pensavamo potesse essere, in realtà si sarebbe rivelato diversamente. Allora abbiamo detto rischiare, tentare di guadagnare già in primis con il food, però rischiare anche nel giro di un anno di avere un'attività che va o non va. Allora, a questo punto guadagniamo meno, investiamo comunque anche di più, guadagniamo meno, però cerchiamo di fare qualcosa di utile. Ripeto, io sono di San Giuliano, sono una mamma esigente per i miei figli, ma esigente anche per me stessa, e quindi voglio che ci sia qualcosa di interessante qui. Quello che noi abbiamo sempre sentito dire è la persona del territorio che vuole fare qualcosa di utile, qualcosa di diverso, di un po' alternativo, deve andare su Milano. Però anche su Milano ci sono delle scuole che hanno il diurno, il pomeridiano, e se io lavoro sono tagliata fuori. Nella mia vita ho vissuto le varie fasi di lavoro, diurno, pomeridiano, maternità, una seconda maternità, e devo dire che solo in quel periodo io sono riuscita a fare qualcosa di interessante sul territorio attraverso il comune, corsi comunali, eccetera. Mi sono detta, io queste cose le voglio che ci siano, che esistano per me, per chi come me ha voglia di far andare le mani, di aprire la mente, ha voglia di acquisire, ha voglia di imparare. Non si impara solo nell'età scolastica, ma in tutte le età. Quindi se arrivo a 40 anni e ho voglia di imparare ancora qualcosa, chi mi dà questa possibilità? Attualmente nessuno sul territorio, non ci sono scuole che vanno oltre il diurno o il pomeridiano. Alle 6, alle 18 chiudono, quindi se io lavoro non ho questa possibilità. Allora noi abbiamo dato questa impronta di
School ha una vetrina che sta al piano di sopra, che è la vendita, è l'area commerciale. È una vetrina, perché poi c'è il cuore che invece è questo qua. Quindi la sala corsi, dove noi abbiamo aperto le porte in ampio orario, quindi dalle 7:30 del mattino fino alle 11 di sera, dando appunto la possibilità con orario continuato di fare qualsiasi cosa. Il cliente, il nostro motto è: cerchi un prodotto, un servizio particolare, non lo trovi, tu lo chiedi a noi e noi ci attiviamo. Quindi non è la vendita del prodotto che vedono i clienti al piano di sopra e che è la nostra vetrina. Quello che School vuole essere è proprio un servizio sul corso e sul prodotto. Infatti i nostri clienti arrivano chiedendo: ho una penna Swarovski, non riesco a trovare le ricariche perché è del 1955. Noi prendiamo la penna, giriamo, indaghiamo, verifichiamo, troviamo il fornitore che ci dà ancora questo prodotto e il prodotto arriva e va al cliente. Quindi il cliente attraverso noi evita di buttare via un prodotto che per lui era non più utilizzabile, oppure evita di dover girare a mezzo mondo in cerca di un prodotto, perché il cliente magari è un pensionato che non ha l'abilità di poterlo fare, un lavoratore che non ha il tempo di poterlo fare. Quindi noi siamo qui, diciamo anche attualmente gratuitamente, perché poi a noi interessa avere il nostro giro di clienti, e quindi niente, ecco, quello che noi offriamo è il prodotto, che è la vetrina che vedete sopra, però sul servizio. Prodotto particolare, un servizio di ricerca e fornitura di un servizio. La vocazione al servizio, dovrei dire. Vocazione al servizio. La vocazione al servizio mi sembra. Beh, poi per quanto riguarda i corsi, appunto, partendo dalla mia prerogativa di mamma esigente, di donna creativa, il fatto di andare a scovare tutti quelli che sono chiusi in tutte queste case sangiulianesi, che come me hanno questo desiderio, magari avrebbero questo desiderio, ma non essendoci una chance, il mio desiderio resta lì nel cassetto e tanto ho altro da fare e sul territorio non ho possibilità di fare altro. Quindi noi vogliamo dare questa chance a chiunque. Sono arrivate richieste di ogni genere, sono arrivate richieste, abbiamo fatto un corso di cinese per bambini di 8 anni, non lo abbiamo detto noi che i bambini devono imparare il cinese a 8 anni, ce l'hanno chiesto, quindi noi abbiamo semplicemente ingaggiato i migliori docenti indirizzati a un pubblico di 8-11 anni e con loro abbiamo attivato questo corso e i bambini hanno fatto questo corso l'anno scorso, appunto anno accademico, e sono già tornati quest'anno per iscriversi nuovamente. Noi abbiamo, che collaborano con noi, una ventina di docenti attualmente e diciamo che anche questa è una nostra abilità, quindi trovare, essere sempre sul pezzo, no? Come si dice, per poter utilizzare, usufruire delle abilità migliori dei nostri docenti, che nostre non sono, sono tutti liberi professionisti, però si adoperano per queste iniziative. Tendenzialmente noi prediligiamo sia lavorativamente, soprattutto nell'ambito docenti che è il turnover maggiore, persone di San Giuliano e persone che magari non hanno lavoro. Quindi abbiamo arruolato tantissimi neolaureati alle prime armi con il lavoro e devo dire con grande meraviglia, perché abbiamo scartato invece dalle nostre scelte delle docenti che avevano 30 anni di esperienza con tanto di curriculum e tutto quanto, che però sono arrivate nella nostra sala corsi già con delle idee molto chiare, con un programma ben scritto, e quello era il programma. Invece quello che noi diciamo ai nostri docenti è: il primo colloquio, capiamo intanto le persone che abbiamo di fronte, poi vogliamo che siano loro ad adattarsi alle persone che trovano in questa sala, quindi ai clienti che vogliono imparare, ai corsisti dai 3 anni senza limite di età. Quindi un docente che viene da noi deve essere diciamo preparato, poi ognuno ha le sue propensioni, li dividiamo anche per fascia di età assolutamente, però deve essere preparato, stando alla sua predisposizione ovviamente, a rispondere a domande di vario genere.
perché uno che chiede di fare un corso di inglese a livello base è molto generico. Poi quando è qui ti spiega, lo vuole fare per lavoro, lo vuole fare per passione, perché vuole andare a vivere all'estero, perché ha la fidanzata che parla inglese e lui non lo parla, quindi oppure la badante che deve parlare l'italiano per assistere l'anziano che sta assistendo. Se l'anziano parla in italiano e lei non lo capisce, questa signora avrà delle esigenze diverse di imparare l'italiano rispetto al ragazzo americano che si è trasferito in Italia per lavorare in Eni e deve imparare l'italiano. Quindi sono esigenze completamente diverse e noi analizziamo queste esigenze insieme ai nostri docenti. Quindi i docenti arrivano non con un programma formativo già fatto, ma lo stabiliscono insieme agli allievi. Anche perché noi non diamo ai clienti una forma rigida di corso, ma li lasciamo liberi di scegliere in base all'aspetto economico, in base alla loro disponibilità, in termini di tempo, di orari, di giorni e appunto anche di portafogli, perché uno può decidere di fare un corso di 10 ore e in quelle 10 ore poi valutare quale sarà il suo seguito. Può fare anche solo una lezione, di volta in volta prenotarsi la sua lezione. Facciamo anche recuperi scolastici, che quindi hanno ancora un iter diverso dai corsi, e lasciamo scegliere al cliente. Quindi noi offriamo da un'ora fino all'anno accademico, con anche dei pacchetti. Di conseguenza loro sono liberi di scegliere e i docenti devono essere abili nel capire cosa devono fare qui dentro. Questo perché noi vogliamo che la gente esca di qui, essendo una startup, e così sarà sempre. Noi vivremo la startup sostanzialmente, perché questo deve essere lo spirito del commerciante oggi. Non ci si può fossilizzare, ma si deve essere sempre all'avanguardia, quindi col servizio, col prodotto, con tutto. Di conseguenza quello che devono fare è analizzare di volta in volta quello che porti ad avere il miglior risultato. Quindi noi li riceviamo in qualsiasi condizione di età, di preparazione, di disponibilità economica piuttosto che di tempo, e sulla base di quello che loro ci fanno capire noi costruiamo il loro corso e portiamo avanti il loro corso, perché alla fine di un corso che loro definiscono, non noi ma i clienti, loro abbiano il risultato che abbiamo percepito, capito, ci siamo chiariti che volevano, che desideravano. Quindi le mamme che, ti faccio un esempio, l'anno scorso hanno mandato i bambini a fare un bambini della scuola primaria, quindi dai 6 ai 10 anni, a fare un corso di gruppo, ho appena ricevuto la terza mamma che quest'anno iscrive il figlio, però vuole un corso individuale, perché l'aspirazione, parlando, è diventata che mio figlio, quando è alle scuole medie, abbia già un livello di qualifica. Quindi qui lo puoi fare, hai la possibilità di farlo, tuo figlio ritieni che possa avere le capacità, noi te lo facciamo fare. Quindi con i nostri docenti si preparano un esame che poi vanno a dare nelle scuole preposte, in modo che arrivino a un'età giovane già con un attestato di qualifica, che poi ovviamente vale a livello di cultura personale. Però essendo in età scolastica dà un vantaggio non da poco, perché arrivano alle scuole, il livello delle nostre scuole stiamo verificando che è sempre un po' più difficile, e quindi perché ci sono condizioni di insegnamento, riduzione del personale, quindi la povera maestra che insegna l'italiano deve fare anche ginnastica, musica, arte e inglese ai tempi nostri. E non sono ragazzini di 20 anni che fanno così e imparano tutto, certo. Magari hanno già una certa età, però hanno sempre fatto italiano, storia e geografia, e da quest'anno, guarda, fammi anche arte, musica e magari anche inglese, certo. E guarda, se c'è ancora un'ora alla settimana fai anche ginnastica. Quindi si trovano in queste condizioni, di conseguenza non c'è una preparazione alto livello, le insegnanti imparano insieme agli adulti di pari passo, di conseguenza i risultati sono... Molto va... Se mi permetti, anche la preparazione del genitore, però. Certo, è proprio per questo che perché ci siamo. Comunque perché i genitori così accorti... Il genitore è a lavorare, tendenzialmente.
Sì, la scuola Quindi, come parcheggio. Se anche sì. poi hai, se ti insegnano tutte queste cose, bene, Infatti ma. questa è un'altra caratteristica, purtroppo, della società moderna. Siamo sulle spalle dei nonni, i nipoti sono cresciuti e curati dai nonni, là dove è possibile, e dove il genitore è al lavoro non può che trovare una associazione, una scuola che possa tamponare i tempi di occupazione del figlio. Quindi è proprio questo anche lo scopo. Finito l'orario scolastico, puoi venire qui e anziché un'ora al parco chiuso in casa con la PlayStation, passi un'ora qui e impari, rischi di imparare qualcosa. Male che vada, rischi di imparare qualcosa. Ti diverti anche perché sei con i tuoi coetanei, fai qualcosa di diverso, però rischi anche di imparare qualcosa. Quindi dopo un anno a questo punto hai raggiunto in percentuale quanto del tuo pensiero di partenza? Diciamo che abbiamo solo alzato la saracinesca adesso, stiamo costruendo tutto strada facendo. Come se Devo fosse il primo dire giorno. che la risposta che abbiamo avuto dal nostro pubblico, che è stato embrionale, perché noi siamo in stato embrionale, è stata ottima. La risposta è stata ottima, abbiamo solo ricevuto grandi apprezzamenti, complimenti, ci voleva una realtà del genere. E poi Ma guarda, siete con grande italiani? sorpresa, quando Siete ah, sì, italiani? no, qualcuno mette dentro il naso e dice: "Ah, ma siete italiani?" Perché pensavo fossero cinesi o qualcos'altro. Allora, italiani, perché noi, come si apre la porta, noi accogliamo con il buongiorno, no? Normalmente le attività commerciali degli stranieri il buongiorno non lo senti, ma non senti nemmeno un saluto perché non è d'uso. E allora la gente si stupisce anche semplicemente del buongiorno, cioè quando una persona entra è come se entrasse in casa mia, sinceramente. Quindi quello che noi vogliamo dare è l'accoglienza, no? Poi quando uno si sente Mi accolto. viene intanto in mente l'accoglienza globale, Certo. perché questa vostra idea che mettete in campo viene anche molto dai paesi anglosassoni, piuttosto che ho appena visitato il Nord Europa e entrare in un negozio e sentirti: "Hi, how are you? Welcome, you are welcome." Difficilmente Non viene Sì. usato. in Italia. No, lei dice in Italia non c'è questa usanza, All'estero all'estero sì. sì. Ma guarda, noi ci siamo definiti, sì, io e Riccardo, noi ci siamo Sì. conosciuti in un precedente lavoro e ci siamo definiti proprio per propensione al lavoro due svizzeri, perché per puntualità, per precisione, per tempistica. Se uno mi chiede questa penna, io questa penna la devo trovare entro oggi, non domani. Certo. Perché domani l'ha già trovata da un'altra parte e se io voglio lavorare mi rimbocco le maniche e la penna gliela trovo oggi, perché domani l'ha trovata dal cinese qui di fianco. Oppure comunque ha cambiato penna, ne ha comprata un'altra. Ho comprato un altro Quindi genere, la quindi. tempistica è. Cavolo. Io lavoravo in un'azienda che produceva per la grande distribuzione e se non sei svizzero non hai un grande futuro. Dicono dei cinesi che sono cinesi, che critichiamo tanto, ma ragazzi, i cinesi lavorano 20 ore al giorno. Se hanno quello che hanno tra le mani, come con me, poi non sono ideatori, sono copiatori, sono tutto quello che vogliamo, va benissimo. Però è gente che lavora giorno, notte, esagerano nel momento in cui viene meno la famiglia, viene meno l'affetto, viene meno tutto il resto, esiste solo il Viene lavoro. molto meno la sicurezza, L'umanità, viene ecco, c'è più meno umanità e l'umanità. Noi in sì, perché Italia. poi per raggiungere